Anche provare a registrare su Teams, credo. Ok, bene, allora. Buongiorno a tutte e a tutti. Siamo alla prima lezione del modulo B. Antropologia culturale, che quest'anno per la prima volta tocca un tema che invece ho toccato finora soltanto nel corso di storia delle religioni, storia e antropologia delle religioni, un corso che ho iniziato a fare nel 2015 o 16, non mi ricordo più, 15 probabilmente, perché l'allora docente del corso, il professor René Fabre, si era ammalato, poi si dimise, purtroppo è morto pochi mesi dopo, e mi hanno chiesto se ero disponibile a tenere questo corso di storia delle regioni, che non è un settore, non è MDA01, voi sapete, no? Le discipline universitarie sono, per necessità, ma anche purtroppo, suddivise in compartimenti, in etichette, e voi l'avete visto quando ho montato il piano di studi, dovete fare un certo numero di crediti in quel settore o in un pacchetto di settori. Dunque MSTOR06, che è storia delle regioni, è in Italia è una disciplina molto vicina all'antropologia culturale, per ragioni veramente contingenti, perché il primo professore di storia delle religioni, Raffaele Petazzoni, a Roma nel 1900, negli anni 20, aveva aperto un insegnamento che veniva dallo stesso filone di studi, diciamo, filologici, che poi aveva nutrito molto l'antropologia culturale italiana, quindi erano imparentati gli antropologi italiani e gli storici delle regioni italiani, tolti i classicisti, tolti quelli che venivano, che studiavano esclusivamente la religione dei romani o dei greci, ma anche quelli in realtà. Mano a mano, negli anni 20 e 30, si comincia a diffondere un modello di ricerca che vede nella religione qualche cosa di primigenio, di originario, e quindi studiare la religione voleva dire un po' andare alle sorgenti, alle radici dell'umanità. Okay? E questo, visto che gli antropologi sembravano in quell'epoca voler fare la stessa cosa, no? Abbiamo visto già il ruolo che ha avuto l'evoluzionismo nel cercare questa specie di antenato dell'uomo contemporaneo, no? Cioè, mentre la sociologia, vi ricordate, cercava di capire cosa succedeva con la modernità, l'antropologia si attardava a studiare quello che era rimasto indietro, cioè quello che era tradizionale, ma tradizionale poteva essere anche letto in chiave di primitivo, no? E primitivo può essere letto come primigenio, non soltanto qualcosa che è arretrato, ma qualcosa che viene moralmente prima, in un certo senso, che ha una rilevanza fondamentale, una specie di archetipo, di modello originario, di sistema elementare, dicevano
dicevano i sociologi francesi, no? come Durkheim, cioè gli elementi di una cultura sociale sono una specie di nucleo inossidabile attorno a cui poi si depositano tutti i sedimenti storici, no? I sedimenti della fino alla modernità. Ma se sfogliamo questa cipolla possiamo ad arrivare a questo nucleo portante. Quindi l'attenzione per le cosiddette culture primitive era un'attenzione per le cose fondamentali, per ciò che comunque c'è, ma è da noi rivestito, ammantato di spessore storico, di profondità, di conflitto sociale, di cultura, ma tutto sommato non scomparso, semplicemente occultato. Invece se andiamo quindi dai vecchi contadini o dai giovani primitivi, lì lo troveremo, l'idea era quella, no? In un certo senso nella sua purezza, nella sua integrità, no? Il modello era questo. E quindi mentre nel mondo anglosassone, ma anche in Francia, mentre diciamo, dove si sviluppava l'antropologia sociale e l'antropologia culturale, gli studi storico-religiosi rimangono molto più dentro il filone della storia. Okay? In Italia solo nominalmente c'è questo apparentamento che oggi riconosciamo anche nei settori scientifico-disciplinari, per cui è facile che molti facciano un salto. Ci sono oggi storici delle religioni che hanno chiaramente una formazione antropologica e viceversa. Ci sono alcuni antropologi che hanno o persone che guardano con molta attenzione all'antropologia culturale che hanno una formazione filologica, che hanno studiato i testi sacri di qualche religione, capito? Che vengono da una formazione quindi più prettamente filologico-storica, storico-filologico, ok? E quindi è un po' una casualità che io abbia insegnato per 5 anni storia delle religioni qui a Tor Vergata, proprio cercando di tenere un po' accesa questa piccola fiammella della scuola romana di storia delle religioni, che era appunto iniziata con questo Raffaele Petazzoni di cui vi ho detto, era proseguita con Angelo Brelich, che forse incroceremo rapidamente, il primo allievo importante, lui era mezzo ungherese anche di educazione, ma era un poliglotta, veniva da questi studi proprio ultra storico-filologici, cioè lui era un esperto di cultura classica, soprattutto greca, e che però appunto leggendo quello che facevano gli antropologi tra i popoli primitivi si era accorto di alcune similarità tra i rituali, i riti di iniziazione greci e quelli dei popoli primitivi, e allora quindi hanno cominciato a sondare queste fonti etnografiche. In questo senso, vedete, gli storici delle religioni si sono avvicinati all'antropologia perché guardavano ai loro studi come a uno scavo nel passato, e visto che c'era gente che andava in giro e raccontava quello che succedeva ai primitivi contemporanei, con tutto il paradosso che questo implica, no? Lo sappiamo, cioè, non è che un primitivo di oggi o degli anni 30 era un uomo di 4, 5 o 10 mila anni fa, no, era un uomo degli anni 30 anche lui, però si pensava che la sua storia non fosse stata una storia cumulativa, che in un certo senso si fosse rimasto congelato in un passato. E quindi era possibile studiare quelle persone come il proxy, cioè il modello più simile a quello che avremmo potuto scoprire se avessimo una macchina del tempo che ci avesse portato, non so, nella Sparta del VI secolo a.C., dove si facevano rituali curiosi, di iniziazione molto pesante, capito? Questo era un po' l'incrocio. E a tutto questo va anche aggiunto che nel 2014, lo rimuovo costantemente, era improvvisamente morto qui a Tor Vergata Massimo Rosati, che era un sociologo che da qualche anno si occupava intensamente di religioni, di sociologia delle religioni.
E io quell'anno, morì all'improvviso, insomma, 30 gennaio appunto 2014, se non sbaglio, 7 anni, sì, appunto. E io quell'anno lui aveva un modulo B del suo corso di sociologia dedicato proprio ai nuovi movimenti religiosi, religiosità e internet. E grazie all'aiuto di Alessandra Viturlo, che era una sua dottoranda, che stava lavorando su questi temi, mi sono preso la responsabilità di insegnare quel corso, perché Massimo non l'aveva mai insegnato, quindi l'abbiamo un po' con gli appunti suoi, con le cose sue, e poi con le cose che sapeva Alessandra, io ci ho messo un po' di buona volontà e ci siamo messi a fare il corso, per cui mi sono trovato con questa strana combinazione a fare quello che non avevo mai voluto fare nella mia carriera, cioè che era insegnare cose, tematiche di ordine religioso. Non l'avevo mai voluto fare perché le avevo sempre considerate superiori alle mie capacità intellettuali. Io vengo da un ambiente dove era cattolico, ho avuto un'educazione cattolica, ma non di queste, non so, faccio un po' fatica a spiegarlo, trovate i romani perché molti di voi vivono in contesti sociali completamente diversi da quelli della provincia in cui sono cresciuto io. La provincia vuol dire che all'epoca mia, alla domenica si andava a catechismo, si andava a messa, le attività si facevano dopo scuola, si facevano nell'oratorio che noi chiamiamo patronato e c'era l'azione cattolica, ma non è che ci fosse una grande riflessione su questo, era l'orizzonte ordinario della vita. Sì, sapevamo che c'era qualche strano che non veniva, qualche genitore, qualche testimone di Geova, oppure qualcuno che. Ma anche i comunisti, io un quartiere, lavoravo, vivevo in un quartiere in cui tantissimi erano operai di Porto Marghera, immaginate, insomma, no? C'era questa divisione sociale del lavoro per cui i maschi si occupavano della politica, le femmine si occupavano della religione, di cui le mamme mandavano i figli a catechismo, insomma. Poi, verso i 13-14 anni molti si staccavano, cominciavano a fare politica o cioè, si disinteressavano, cominciavano ad andare in giro in motorino. Però la vita normale era una vita di parrocchia, con tutto quello che implica, comunione, prima comunione e seconda elementare, in quinta elementare si faceva la confermazione, o come si chiamava all'epoca la cresima, e io ho fatto il chierichetto per tantissimi anni, quindi battesimi, funerali, matrimoni, erano belli perché ti arrivava pure la mancia, anche con i battesimi ti arrivava un po' di mancia, però appunto, quindi. Ma non è che, cioè, era un orizzonte ordinario, normale. E poi la scuola, diciamo, io ho fatto appunto una scuola a Venezia di religiosa, una scuola di preti, un ordine Padre Camaris, insomma, per cui tutto, cioè, Saussure avrebbe detto tout se tient, era tutto quanto perfettamente, non c'erano crepe, era un mondo compatto. È soltanto appunto con lo studio, al liceo, soprattutto con la filosofia, e per me è stato il dizionario filosofico di Voltaire. Due volumi della VUR, comprati in un reminder veneziano, la libreria Toletta, dove mi rifornivo di libri da quando, dalla prima media in poi. E questi due volumi della VUR del dizionario filosofico di Voltaire sono stati, non so, 20 espressi in faccia, insomma, per me, come 18enne, 17enne, 18enne, perché mi sono cominciato a dire, ah, ma quello che era scontato può diventare anche una domanda. E quello che finora avevo posto come, non ovvio, ma come, non, era l'acqua, ecco. Per riprendere le metafore del primo, era la mia acqua, non mi ero accorto di starci dentro. Voltaire è stato l'uscita dall'acqua, che come capite, filosofia al liceo l'ho fatta bene, però il mio insegnante era un sacerdote, oltre ad essere un compagno di classe di mio padre del liceo. A me l'Edipo mi fa un baffo. E quindi poi all'università, quindi poi ho cominciato a mettere in dubbio un sacco di cose, ma non era un dubbio cose che io a cui io credevo, ma questo è un tema che toccheremo, no?
cioè io non credo che quella è una sedia o che questo è un libro. Cioè non è che abbiamo bisogno di credere, no? Che Gesù fosse morto in croce e il terzo giorno fosse risuscitato, che avesse fatto la Via Crucis e che a Natale arrivasse l'Re Magio, il 6 gennaio, il 7 maggio, appunto, era nello stesso ordine di ovvietà naturale fino a quell'età. Ok? Perché era confermato da tutti quanti. I miei amici, le persone, gli adulti di riferimento, le persone che io stimavo, ma anche le persone che non stimavo, anche i miei nemici. Tutti confermavano quella cosa, quindi non è che la mettevamo in discussione. È stato poi lentamente, comunque tenete conto che erano anche gli anni in cui si cominciavano per la prima volta esplicitamente, insomma, a porre in discussione alcuni temi. Io sono dello stesso anno, del 63, dello stesso anno in cui, diciamo, ha preso slancio il Concilio Vaticano II, che era già iniziato prima, ma muore, no? Muore Giovanni XXIII. Viene eletto Paolo VI e la Chiesa si trasforma radicalmente, la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica subisce un processo di trasformazione profondissimo che appunto che renderà il ruolo dei laici credenti, cioè di quelli che non sono funzionari espliciti come sacerdoti o suore, insomma, che non hanno una funzione esplicita, che renderà il ruolo dei laici completamente completamente nuovo, una partecipazione molto diversa. Pensate semplicemente, io posso ricordarmi di mia sorella più grande del 58 che si ricorda la messa in latino. Cioè la messa, cioè, che se fa girare la testa a un italiano, pensate che cosa possa fare a un tedesco cattolico, a un olandese cattolico, la messa in latino, no? Cioè veramente una specie di enorme distanziamento. E quindi non volevo, cioè, non volevo mischiare troppo quello che erano i miei affari privati, con il mio lavoro. E quindi poi appunto, all'università ho fatto diversi esami di storia di religione, ho fatto filosofia delle religioni, non c'era antropologia delle religioni quando studiavo, però ho fatto appunto questa storia delle religioni a Roma, seguendo questi gli insegnamenti di questa scuola romana, e a Venezia avevo studiato più un anno a Venezia, avevo fatto filosofia delle religioni, un bel corso. Però poi quando si trattava di scegliere l'argomento della tesi, io ho fatto antropologia del cibo, quando si trattava di fare la tesi di dottorato, io ho fatto antropologia politica sulla minoranza etnica e così via, cioè non mi ero mai impicciato. Okay. E invece questa doppia casualità, diciamo, la morte di Massimo Rosati e la necessità di sostituire il professor Fabbra come insegnante e docente di storia delle religioni, mi hanno rimesso in mano questo argomento. L'ho seguito, l'ho cercato insomma, di farlo al meglio. Fin da subito, trovando abbastanza incomprensibile una certa laica resistenza alla religione e una sua riduzione a uno strumento della politica. È una lettura tipicamente sociologica, quella che sto contestando, però poi lo vedremo che è stata tipica anche di molte riflessioni antropologiche. Cioè, a cosa serve la religione, no? A cosa serve la religione? Quindi è una lettura funzionalistica che cerca di individuare una funzione per la religione. Che ovviamente non significa che non abbia una funzione, però bisogna mettersi d'accordo sul concetto di funzione, no? Perché funzione potrebbe essere, c'è cioè una struttura già esistente che a quel punto decide di ottenere uno scopo e attua uno strumento per realizzare quello scopo. Potrebbe essere una società
che ha bisogno di controllare le persone deboli o le persone meno in grado di far sentire la propria voce, e si inventa la religione come strumento di controllo sociale. Vedete, questo sarebbe un modo per intendere la funzione. C'è già, e preesiste l'oggetto, la società, e in quel caso la funzione sarebbe l'organizzazione funzionale agli interessi di qualcuno rispetto a quell'oggetto. Se non gli convinco che andranno all'inferno se vi rubano l'argenteria, come diceva Voltaire, no? Qua rischia che non riusciamo più a controllare le classi sociali. E quindi tutte le letture, fino alla lettura dell'oppio, cioè la lettura marziana della religione come l'oppio dei popoli, è stata anche fraintesa, perché non voleva, cioè voleva dire uno strumento di alleviare la sofferenza, l'oppio, quello, era un anestetico, che serve ad alleviare la sofferenza, non serve soltanto a sedare qualcuno che potrebbe essere pericoloso altrimenti, come è stato purtroppo letto, secondo me, erroneamente. E quindi questo qua è un primo modo di concepire la funzione. Un altro modo è invece quello di pensare se e in che modo la religione, in questo caso se parliamo di religione, possa avere una funzione nella costituzione di quel gruppo, non nell'organizzazione sociale, non il controllo, cioè come se la religione fosse uno degli ingredienti. Non abbiamo ancora definito cosa sia la religione, ma tanto per capirvi, per spiegarvi dove ci collochiamo, no? Qual è l'orizzonte dentro cui vorrei porre questo secondo modo. Quindi non un trucco per far sì che quel meccanismo funzioni a vantaggio di qualcuno e a discapito di qualcun altro, ma uno degli elementi costitutivi del fatto che quel gruppo possa dire noi siamo questo gruppo, prima della politica. Non abbiamo mai parlato nel modulo A, ma è quello che cercano di dire Greber e Salins nel Potere dei Re, in realtà. Detta così, veramente con uno slogan che farebbe non ridire molti, ma che possiamo tenerci tra di noi, diciamo, come chiave interpretativa: la religione di cui parlo io viene prima della politica, non è uno strumento che la politica utilizza per i suoi fini. Semmai è quella che chiamiamo politica, che è un tentativo di incarnare questa concezione del mondo, questa cosmogonia, questo sistema di pensiero, tutte parole che dovremmo definire: cosmogonia, sistema di pensiero, concezione del mondo, che precede la politica come azione volta alla realizzazione di un proprio progetto, una modifica del reale, no? Voglio ottenere più grano, voglio ottenere più controllo, voglio ottenere più soldi, voglio che facciamo più bambini, che facciamo meno bambini, questa è la politica, no? Mi pongo e cerco di realizzare quell'obiettivo. Ma questo è una specie di trasposizione della lettura che vorrei provare a darvene della concezione religiosa del reale, ok? Per quello ho iniziato con questo modulo B, con un'altra canzone di Leonard Cohen. La canzone che avete sentito, con cui ho aperto, cioè che forse si è sentita anche all'inizio della registrazione, almeno credo quello che andrà su YouTube, se non me la tagliano, è Hineni, una delle ultime canzoni di Leonard Cohen. Leonard Cohen è lo stesso che abbiamo visto all'inizio del corso A, del modulo A, quello che cantava Anthem, no? Ring the bell that still can ring, cioè accontentati di quello che c'è, fai del tuo meglio per far sì che la strutturazione della tua vita sia, non ti aspettare
non ti aspettare la the perfect offering, non riuscirai mai a portare alla perfezione il tuo progetto. La cultura è anche questa, è imparare che viviamo dentro una condizione che è individualmente e socialmente limitata. Ok? In questa canzone il tardo Leonard Cohen, dopo una serie di vicissitudini fisiche ormai vicino, letteralmente vicino alla fine, fisica, una brutta malattia e poi anche una serie di disavventure economiche, insomma, e prega un Dio a cui non crede. E questo è il senso di questa canzone. E Hineni è una parola ebraica che vuol dire eccomi. Non so quante volte compare nella Bibbia, ma compare più di una volta, è soprattutto la risposta del bravo ebreo all'interpellazione divina. Interpellazione è un termine di Althusser, no? Secondo Althusser, che non a caso avrebbe la origine, lo Stato avrebbe questo potere di interpellarti, è quando passi, quando c'è una pattuglia dei vigili o della polizia. Come ti senti? Ti senti comunque a disagio, anche se sei a posto, dopo la circolazione a posto, perché sei sotto l'interpellazione, oppure passi e senti un fischietto, ci sono ovviamente, ci mancherebbe altro, anche i ribelli, i rivoltosi, gli asociali, tanti modi di leggerlo, però una persona, diciamo, mediamente reagisce con un senso di oddio, che è successo, che ho fatto, ok, quella è l'interpellazione. Dice, secondo Althusser, è proprio una delle grandi forze dello Stato, attraverso le sue strutture, della famiglia e la scuola prima di tutto, è quella di interpellarti, cioè suscita una tua soggettività, molto spesso colpevolizzandoti, ok? L'origine è tutt'altro che politica, appunto, vedete? Perché è Dio che ti chiama, e nella Bibbia la risposta è Hineni, eccomi. È anche la risposta che Maria dà all'angelo, all'annunciazione. Eccomi, sono la serva del Signore. E ci sono altri casi, non mi ricordo, non voglio dire cavolate, però ormai è facilissimo. Ci sono per fortuna queste fonti online dove basta mettere la voce Hineni e ti dice quante sono le occorrenze. Mi sembra che sia una ventina nell'Antico Testamento, o comunque nella Bibbia. E quindi dice, if you are the dealer, I'm out of the game. Se tu sei quello che dà le carte, io sta partita non la posso giocare. If you are the healer, I'm broken and lame. Se tu sei il guaritore, colui che guarisce, io sono spezzato e zoppo. E poi dice, il nome di Dio è stato appunto santificato e poi è stato insultato sulla croce. E l'appello, la controinterpellazione di Cohen a Dio è you want it darker, we killed the flame. Tu vuoi questo contesto sia più scuro, tu vuoi che faccia più scuro, che capiamo di meno. E di fronte a questo, we killed the flame. Ti abbiamo preso in parola, abbiamo addirittura rinunciato a quella, vi ricordate, il libro di Geertz, quello che si è tradotto con antropologia e filosofia, è Available Light. La luce disponibile, quel po' che riusciamo a intravedere. Quindi è una preghiera di un laico, di un non credente, che però faceva meditazione da tanti anni, una persona che ha avuto una vita intensa per soddisfare le sue aspirazioni, le sue ambizioni, i suoi desideri, ecco, no? E che però
è riuscito ad essere abbastanza intelligente e profondo, per esempio, da non gettare tutta questa sua matrice ebraica. È pieno di riferimenti ebraici. Parliamo appunto di un laico, questo è tipico di una certa cultura ebraica, no? Che trattiene l'eredità biblica, se volete, dell'interpretazione della Bibbia, della Torah, come patrimonio culturale, non patrimonio religioso. Che per, a me va benissimo, perché appunto noi studieremo la religione da questo punto di vista, come sistema culturale, c'è un saggio su cui ci soffermeremo fondamentalmente, la religione come sistema culturale, non un pezzo che si sovrappone, non una sovrastruttura, termine raccapricciante, perché semplicemente rinuncia a comprendere alcunché di che cos'è la religione. Se l'hai relegata alla sovrastruttura, l'hai fatta automaticamente appunto irrilevante. E invece qua cercheremo di ragionare su come la religione, col cacchio che però appunto non abbiamo ancora definito, tenetevi questa definizione intuitiva che potete avere, perché c'è un grosso dibattito se esistano o no le religioni, a parte quelle che riconosciamo noi istituite all'interno di quella che chiamiamo l'Occidente, diciamo, comprendendo anche l'Islam. C'è stato un dibattito lungo se esistano o no, cioè se possiamo proiettare sugli altri il nostro concetto di religione, un po' come abbiamo visto con parentela, un po' così, no? Non dobbiamo pensare che tutte le culture abbiano un concetto di parentela uguale al nostro, ma non soltanto per il discorso di cugini, ego focus, ancestral focus, non è tanto quello. Che abbiamo detto che tutte le culture hanno un senso del noi contrapposto a loro, ma come costruiscono questo noi? Vi ricordate Nuova Guinea che mangiando patate e bevendo, com'era? Mangiando la carne di maiale, diventi parente, perché c'è questo principio del grasso. Ecco, quindi ci sono tanti modi di diventare parente, cioè di sentirsi parte di una comunità. Quindi probabilmente. Posso fare voi una domanda su questo? Prego. Quando noi. Lei ha detto appunto giustamente la religione come sistema culturale, però che succede quando una religione o comunque un sistema di credenze viene canonizzato, istituzionalizzato? Ne parleremo dopo. Che succede? Esattamente quello è il problema. Ah, volevo fare il rapporto al problema della politicizzazione, nel senso che non sempre poi questa canonizzazione è espressione di una comunità, e quindi forse in quel senso si potrebbe parlare di una politicizzazione della religione. Certo, ma quello è un epifenomeno, cioè quello avviene dopo. Okay. Quello avviene esattamente dopo, ma confondere la religione con la politicizzazione di una cosa che ha una radice ben diversa, molto più profonda, che dipende dalla nostra, ci arriviamo, dalla nostra condizione umana, dalla nostra condizione di animali. Ecco. Quello mi sembra veramente una povertà interpretativa che ci possiamo tranquillamente lasciare alle spalle. Cioè abbiamo bisogno di una lettura veramente post-ideologica, ma radicale post-ideologica. Che non può essere soltanto la vecchina che accende le candele, vittima dell'ideologia. Anche un pensatore che dice che ogni volta che un prete parla sta cercando di controllare la tua mente è vittima di un'ideologia, perché le persone non vanno a messa o non hanno qualche forma di... Adesso lo vediamo un video a proposito di tutto il tempo, però allora, quindi cercheremo di capire questa base culturale della religione, ok? Cioè cercheremo di vedere questa prima parte del corso come la religione è un elemento fondamentale della strutturazione delle culture, il che non vuol dire appunto la religione istituzionalizzata, non sto parlando di quello. Cioè le religioni istituzionalizzate esistono da quando? Da 3.000 anni? 5.000 anni? Cosa credete che sia su 5.000 anni su
150.000 anni di storia dell'Homo sapiens sapiens e 1,5 milioni di anni di storia della specie Homo. Niente. È proprio una caccola, 5.000 anni, non contano niente, cioè chi se ne frega delle religioni istituzionalizzate? Potevo parlare di una cosa molto più radicale, molto più importante. Io non ci credo che 30.000 anni fa, 50.000 anni fa, gli esseri umani non avessero un sistema morale, una distinzione tra un'azione buona e un'azione cattiva, che non avessero un senso della giustizia, che non avessero un senso dell'ulteriorità, cioè che guardare le nuvole può essere un'attività importante. E se questo possiamo dirlo prima delle religioni istituzionalizzate, questi sono esattamente gli ingredienti di cos'è una religione. Cioè quando è un sistema morale, è un sistema, diciamo, quando hai attivato il sistema simbolico, ok, che l'abbiamo visto con il sistema simbolico, no? Abbiamo la capacità di connettere qualunque cosa con qualunque altra secondo alcune regole che ti vengono date dalla cultura. Quando hai un sistema simbolico attivo, un sistema di azione attivo, vi ricordate, gli esseri umani non hanno fixed action patterns, modelli di azione prefissata, e li devono acquisire. Come li acquisiscono? In forma di rituali. Ok? Quando tu hai un sistema simbolico, un sistema di azione, e quando hai un sistema morale, li metti assieme. Quello, il modo più semplice con cui noi condensiamo questa complessità è etichettarlo sotto spiritualità, religiosità, religione, non mi interessa l'etichetta, ma quello di cui ci occupiamo è questo. Quello di cui ci occupiamo è questo. E quindi, assieme a questa dimensione culturale, cioè il fatto che la religione è uno degli elementi costitutivi del modo in cui pensiamo e viviamo nel mondo, okay, anche su questa cosa qua io lo dico da non credente, ok? Lo dico da non credente. Assieme a questo dobbiamo vedere questo qua, il Bonobo e l'Ateo, un libro di Franz De Vallo, è un primatologo, un biologo esperto di comportamento degli scimpanzé, che cerca, che ha riflettuto in maniera molto intelligente, infatti il retro anche qua, che ha riflettuto e ha ricercato in modo molto intelligente su come ci sia una base animale dei nostri sistemi morali. Il bonobo è una scimmia che fino agli anni 30 si pensava che fosse una variante piccola dello scimpanzé, invece oggi sappiamo che è una specie autonoma. Il bonobo e l'ateo, sottotitolo In cerca di umanità tra i primati, Franz De Waal, Raffaello Cortina. Quindi cercheremo di capire quali sono le basi evolutive della religione, cioè quanto il senso di giustizia e il principio morale, cioè la consolazione di chi sta male e la pretesa di avere riconosciuti i propri diritti, se volete, ok? O comunque senso di equità, quello si chiama, incastrandosi con la disposizione simbolica di cui abbiamo già parlato nel primo modulo, producano una sorta di spiritualità necessaria, chiamata non mi pare, che detti bene, che si può travestire molto. Mi sto incartando su questa cosa, forse la cosa migliore è ci vediamo
una TED Talk di Jonathan Haidt, H-A-I-D-T, è un psicologo sociale americano che ha scritto, ultimamente si occupa molto del mutamento del sistema educativo delle università americane. Però lui ha iniziato appunto con il suo maestro Schwaber a occuparsi di sistemi di valori morale in chiave comparativa, in India soprattutto lo ha lavorato, okay? E da lì gli è venuta una riflessione molto molto interessante su quanto gli esseri umani abbiano bisogno di lavorare con il loro sistema emotivo. Una lettura soltanto razionale degli umani è fallimentare, non ti spiega cosa facciamo. Il tentativo proprio di fondare la morale su, kantianamente, no? su una base razionale è destinato, lo dice, non all'insuccesso analitico, ma all'insuccesso, diciamo, pratico. Perché semplicemente le persone fanno un sacco di cose non scegliendo tra opzioni di ordine razionale, no? Costi e benefici, quali sono i vantaggi, l'investimento, quello che ne ricavo, quello che ci posso rimettere, no. E fanno investimenti di ordine di pancia. In questo libro, che si chiama The Happiness Hypothesis, l'ipotesi della felicità, cioè è tradotto in italiano, dalla piccola casa editrice, c'è la copertina, non so se anche in italiano, ma la copertina in inglese è molto bella, si vede, visto da sott'acqua, un elefante con un giovane uomo sul suo dorso, ok? E dice, ecco, questa è una bella rappresentazione dell'umanità, cioè l'elefante è la parte emotiva e la parte razionale è rappresentata da questo giovane uomo in groppa che può anche provare a orientare, ma se poi la parte emotiva si fa rodere e vuol fare altra cosa, se ne sbatte completamente di questa parte razionale, ok? Quindi è un po' il suo modello di riferimento. Vediamo un po', allora io direi, adesso vediamo assieme anche il programma. Ma intanto, in questa prima lezione, cerchiamo un po' di impostare il quadro di riferimento, ok? Il quadro di riferimento, abbiamo detto, la religione come, non come epifenomeno della vita sociale, ma come disposizione simbolico morale che organizza implicitamente o nei sistemi che si articolano poi in strutture, in gerarchie, in religioni come istituzioni, che vi ho detto sono comunque un'infima minoranza dal punto di vista della storia dell'umanità, chiamiamo religioni quelle istituzionalizzate e chiamiamo, non so, sentimento religioso, chiamata spiritualità, chiamata disposizione religiosa, fate come vi pare, ci arriveremo se volete assieme ad accordarci su un termine, però quello che mi interessa è che riusciamo a ragionare come antropologi delle religioni al di fuori del modello Margherita Hack, ne prego, con tutto rispetto, o Pier Giorgio Odifreddi, ne prego, con tutto rispetto, o Sam Harris, ok, per chi, o Hitchens, come si chiama quel giornalista inglese, vabbè, insomma, questi laicisti intransigenti che sono talmente convinti che Dio non esista da fare una fede, una bandiera di fede. Franz De Waal dice, ci sono gli atei appunto che dicono che Dio non esiste, ci sono i credenti che dicono che Dio non esiste, ci sono gli agnostici che dicono che non sono sicuri e poi ci sono, come si è definito lui, gli apolitani, gli pigri, la cosa dice che la domanda non mi interessa. Cosa sta a indicare? Che lui scrive questo libro da persona sicuramente non credente, però contesta proprio questa visione ultra laicista, no? Che vede inevitabilmente nella religione qualcosa, c'è un trucco, qualcuno che ti sta tirando il pacco,
Non è così. Perfetto, sembra che se arriviamo un errore, fantastico. Fortuna che ho registrato. Non so cosa voglia dire, uno a pagamento. Non so se sta registrando più o non sta registrando, se qualcuno magari. No, sta registrando ancora, però ti dice che c'è. Prova a chiudere e riaprire, abbiamo la registrazione. Abbandono? Sì, poi la riapri. Mi dicevo così, abbandono, l'hai detto tu. Cioè, la registrazione, cioè comunque, la registrazione, la chiamata dovrebbe essere ancora attiva, quindi basta diventare. Sta continuando a registrare, vedremo i misteri di Teams questi. Guardate che bello, per possibilità. Partecipa ora, no? Per essere in corso. Avevo due ragazzi. Vabbè, non c'è internet. Non c'è proprio internet, vabbè. Oh, posso usare la mia connessione. Perfetto, sì, scusate, chiedo no. Scusate a chi era che è presente su Teams, ma è saltata la connessione prolungata, che stranezza, e quindi sono collegato col telefono. Comunque la registrazione sta continuando. Allora, dicevamo che appunto come impostiamo un po' il programma, diciamo, no? E poi ci vediamo. Questo breve questo TED Talk di Jonathan Haidt. Si vi parlava di Jonathan Haidt, che è questo psicologo sociale di cui non credo che leggeremo granché, però questa lecture ci servirà in inglese con i sottotitoli in italiano, ok? La vediamo direttamente da TED, e quindi poi ve la potete rivedere se avete bisogno, però mi sembra che dica delle cose, perché poi spiega anche appunto il valore adattivo di certi meccanismi religiosi, parla addirittura di una cosa complicatissima, cioè la selezione di gruppo, un tema complicatissimo per la biologia, però mi interessa più di tutto che fa riferimento a Durkheim. E noi, insomma, è un autore a cui presteremo attenzione, nel Durkheim, ok? Le forme elementari della vita religiosa, 1906, credo. O 4. Allora, dicevamo, il programma. Allora, programma c'è un paio di capitoli dal libro da un manuale di antropologia culturale di Ugo Fabietti. Mi interessa perché in quei capitoli non si parla necessariamente di religione, ma si parla di alcuni meccanismi cognitivi di base, tipo l'analogia, come gli esseri umani utilizzano l'analogia. Riprendiamo. Poi ci sarà una riflessione sul pensiero mitico, che si basa proprio su questi meccanismi associativi di base, sul pensiero rituale, che cos'è un rituale, e ci darà una specie di elementi di grammatica di base, facendo anche un piccolo quadro storico. Allora, questa era la cartella dell'anno scorso, ce la sto sistemando ieri sera e oggi pomeriggio ce la faccio a sistemarla. Poi ci sarà appunto, quindi questa parte di Fabietti. Prima, Fabietti, cognizione e religione è un quadro di sostegno introduttivo, ok? Poi ci sarà il punto di partenza, quello che io considero il primo grande blocco, che è la religione come sistema culturale di un signore che conoscete bene, ok?
Clifford Geertz, è un saggio del 66 che è veramente essenziale perché imposta alcuni concetti di base. Ci saranno almeno due lezioni, come dovrebbe essere, due lezioni su Fabietti, due su Geertz. Poi faremo anche questa parte di Brelich, è una tipologia, parleremo che cos'è la signora degli animali, che cos'è appunto un rito di iniziazione, una specie di piccolo vocabolario di base, che cos'è il trickster. Lui per tanti anni ha insegnato appunto storia delle religioni, e c'è questo manuale che è rimasto immutato dal 1966, penso che ancora lo usino alla Sapienza, in cui la prima parte, poi c'è la seconda parte, anche quella molto bella e interessante, è una rassegna delle grandi religioni, cioè grandi o piccole, però insomma, ci sono tante religioni, ok? Sintetizzate, ma la prima parte è un temario, quali sono appunto i temi fondamentali, gli aspetti fondamentali, quindi secondo me vale la pena di farlo. Non faremo invece Massenzio, che invece è una cosa, è un rapporto tra antropologia e storia delle religioni. Di antropologia e storia delle religioni non ci interesserà, e invece appunto a quel punto introdurremo Franz de Waal, il bonobo e l'atomo, ok? Quindi saranno verso la, non so, la settima, ottava lezione, credo, insomma, sesta, settima lezione. Poi riprendiamo un saggio di Massimo Rosati che io amo molto, perché Rosati veniva da questa tradizione, diciamo, se volete, non so come chiamarla, sì, laicista, ecco, chiamiamola laicista. La sociologia, in modo particolare la sociologia italiana, quando c'è quello di religioni, è un po', non so, come un vegetariano che studia il cannibalismo. C'è una specie di pregiudizio, a prescindere. Non mi pare poco credibile l'argomento. Io lo trovo appunto. Invece Massimo, che è una persona straordinariamente intelligente e modesta, si era messo a leggere alcuni autori come Mircea Eliade, alcuni autori della fenomenologia, che erano letteralmente tabù per i sociologi, ok? Perché un sociologo non citava neanche Eliade, proprio perché Eliade era fascista, era tutta una serie di pregiudizi di questo tipo, insomma. E soprattutto perché Eliade cercava di affrontare la religione dall'interno, non dall'esterno, cioè dall'interno, cioè cercando di capirne i meccanismi di funzionamento interni, non quello che la religione poteva fare poi sul sociale, sulla politica, sull'economia, le conseguenze che poteva. Ma per avere conseguenze un fenomeno deve funzionare in qualche modo. Ecco, quindi questo bellissimo saggio, La stella e l'aratro, ce lo vediamo con calma. Poi vedremo, io ho diverse alternative di due saggi miei, uno che ho scritto con Valeria Fabretti, una sociologa, appunto, una allieva di Massimo Rosati, e uno che ho scritto per conto mio. Questa di Valeria Fabretti è un saggio sulla diversità religiosa a Roma, un pezzo di ricerca che abbiamo iniziato un po' con Massimo, che abbiamo proseguito per, insomma, un po' per conto nostro, con Valeria e con altri ricercatori, e cerchiamo di elaborare un modello del fatto che Roma è una città particolarmente ricca dal punto di vista della diversità religiosa. Come mai il centro del cattolicesimo, no, sembrerebbe una specie di fortezza, e invece pare molto permeabile. Cercheremo lì, abbiamo elaborato un piccolo modello che spiega perché. Okay, e poi c'è un altro saggio mio sul concetto di diaspora, che insomma anche ha una matrice religiosa e potrebbe interessarci, ma vediamo un po' come vanno le cose anche nel corso delle lezioni, anche perché c'è una parte, insomma, il più possibile empirica di questo modulo B, con due temi. Cioè faremo sicuramente due uscite, una alla Grande Moschea, ho contattato il responsabile delle pubbliche relazioni, un caro amico della Grande Moschea, quindi per chi non c'è stato è veramente vale la pena di vivere, cercando di insistere molto sulla dimensione rituale dell'Islam, ok? E poi la seconda uscita sarà invece a Santuario del Divino Amore, perché mi servirà per
per riflettere su un tema su cui lavoro da anni ormai, in modo particolare con gli studenti del college americano, insegno, sul rapporto tra globalizzazione e localizzazione, come la religione cattolica a Roma abbia funzionato in questa duplice direzione, produrre un senso molto concreto di identità locale, le parrocchie, e contemporaneamente proiettare l'immagine del cristianesimo cattolico su una scala globale. Il santuario del Divino Amore vedremo che sembra il dispositivo perfetto per congiungere questi due livelli, per dare un senso estremo di identità romana, anche magari a chi viene da fuori, negli anni 30 dall'Abruzzo, dalla Calabria e adesso dalle Filippine o dalla Somalia, che è un senso forte di appartenenza alla città di Roma, contemporaneamente proiettando questa identità cattolica su uno sfondo mondiale. È ovvio, il cattolicesimo, cattolico vuol dire universale, sta dicendo un'ovvietà, invece no, il cattolicesimo ha subito chiaramente un processo, ha intrapreso un processo di globalizzazione negli ultimi 40 anni, evidentissimo, in cui la figura centrale è stato Giovanni Paolo II, il Papa polacco, no? Beatificato poi recentemente, stato Papa dal 1978 al 2005, uno dei più lunghi pontificati e uno dei più importanti. Quindi studieremo appunto il ruolo che ha avuto Giovanni Paolo II nel trasportare il cattolicesimo romano su scala globale. Banalmente, insomma, l'esempio che faccio: prima di Giovanni Paolo II c'erano stati soltanto papi italiani dal XVI secolo, sicuramente, non mi ricordo, si chiamava Adriano qualcosa, era nel 1450, comunque per 500 anni. Per 500 anni il papato è stata proprio una faccenda tipicamente romana, italiana, dell'Italia centrale. Ok, perché c'erano di mezzo da Firenze fino a poco sotto Roma i papi venivano, ok? Dopo il veneziano Giovanni Paolo I, Papa Luciani, ci sono più stati papi italiani. Mica male come trasformazione. Ecco, cercheremo di riflettere in chiusura su questo. Ma il santuario del Divino Amore ci servirà anche per fare un po' di ricerca sul campo. Nel senso che andremo lì, vedremo un po' come funziona tutto il meccanismo. Ma la cosa bella, interessante per questo processo di doppio processo di localizzazione e globalizzazione, è che l'icona che è presente al santuario è riprodotta in una ventina almeno di repliche sparse per la città di Roma. Una delle più grandi sta all'incrocio tra Largo Prevesti e via. Come si chiama? Non so se Roberto via la prima. Roberto Malatesta. Esattamente, quell'incrocio lì, insomma, esatto, vicino a Malatesta. Non so se via Malatesta. Dove sta il Vieni Portonaccio, e vieni Portonaccio. La dopo destra viene di Portonaccio, quella là. Oppure un'altra è a Trastevere, viene da Stevere, per esempio. All'inizio viene da Stevere ce n'è una al Quarticciolo, ce n'è solo una ventina. Mi piacerebbe che ciascuno di voi si curasse una di queste edicole e vedesse che succede. Molto spesso sabato mattina, domenica mattina c'è qualche signora, qualcuno che va a cambiare i fiori, accendere i ceri, e cercare di fare un po' di piccola etnografia locale, perché quindi mi aspetto anche un po' di lavoro sul campo per questo qualcuno di voi forse le conosce, insomma, oppure cioè avete qualche zia, qualche parente, qualche che è devoto, insomma, del santuario, quindi conosce, può essere che cioè è un culto molto 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 vivo, diciamo, ok? Il lavoro sul campo, lei dice, per capire questa cosa allora, il lavoro di campo ci servirà, diciamo, intanto per fare un po' di pratica, come si parla con una persona delle sue credenze, perché va là, cosa va là, non è che va là e gli dice scusa, lei crede in Dio, cioè non, per capire come si importa eventualmente un dialogo, come si documenta, cosa vuol dire documentare un culto del genere? Vuol dire
intanto fare un po' di foto, fare qualche filmato e possibilmente fare anche una documentazione sugli usi, cioè vedere chi viene, a che ora vengono, gli danno a mangiare i gatti, non gli danno a mangiare i gatti, accendono il cielo, cioè c'è sta Padre Pio, non c'è sta ancora Padre Pio, tutta una serie di cose che stanno succedendo, di mutamenti, ok? Vedere, soprattutto quello che a me interessa, è appunto in questa chiave, è vedere le persone che ci vanno, siccome l'idea di fondo, ve l'anticipo, è che il santuario del Divino Amore è una specie di surrogato della cittadinanza romana. Negli anni 20-30 c'era una legge contro l'urbanesimo, si chiamava, una legge introdotta durante il fascismo, per cui se arrivavi in città e non avevi un lavoro, o non avevi un lavoro fisso, o non avevi una residenza, eri un immigrato clandestino. Esattamente quello che succede oggi. Eri un immigrato clandestino, se non avevi il lavoro e l'abitazione. In che anni questo? Negli anni 30, insomma, non mi ricordo l'anno esatto, ma è durato fino al 53, anche dopo la caduta del fascismo. Formalmente, tu potevi essere, e ti beccavi altro che Daspo, ok? Non potevi essere residente se non avevi un lavoro, quindi c'era un sacco di gente che viveva irregolarmente a Roma. E erano appunto, non erano marocchini, bangladesi o egiziani, erano calabresi, abruzzesi, campani, siciliani, italiani dell'Italia centro-meridionale, sono quelli che hanno fatto Roma. Ok? Molti di voi avranno i nonni o bisnonni, moltissimi di voi, statisticamente. Chi c'è? Quattro nonni romani? Tutti e quattro i nonni romani? Classico. Online? C'è qualcuno con i quattro nonni romani? Quattro nonni nati a Roma, non pretendo che siano... Sembrerebbe di no. Ecco, due, quattro, sei, quattro, dieci. Qui siete un'altra... La statistica è quella, diciamo. È quella, ok. Quindi, allora, partecipare al santuario del Divino Amore, quella è la tesi. Partecipare al santuario del lavoro che è lo scopriremo, è un pellegrinaggio che diventa una processione. Quindi definiremo cos'è un pellegrinaggio, definiremo cos'è una processione. In due parole, il pellegrinaggio è un movimento nello spazio altrove. La processione è una conferma della proprietà del tuo spazio. Ok? Siamo tutti, sapete tutti di cosa parlo, insomma, non è che lo devo spiegare come quando mi trovo con degli studenti stranieri, insomma, più o meno tutti quanti avete idea di che cos'è la processione del paese della nonna, sappiamo tutti, ma anche nel quartiere, a Roma se ne fanno un sacco di processioni, insomma, comunque, no? Perché Roma è questa città fatta di tutti di paesini, di quartieri, di micro. E quindi era un pellegrinaggio, cioè uno spazio, io mi muovo verso l'altrove sconosciuto, attraversandolo sulla base della fiducia, okay? Per arrivare in un posto molto potente dove posso ottenere delle cose che mi sono utili per me o per i miei cari. Questo è il pellegrinaggio. Okay? Invece la processione è, mi muovo nei confini del mio territorio e ribadisco che io sono parte di quel territorio. Il santuario del Divino Amore era collocato fuori sulla Via Ardeatina, oggi c'è un autobus dell'ATAC che arriva al santuario, cioè è diventato una parte di Roma da molto tempo e quindi quello che era un pellegrinaggio è stato sempre più pensato come la processione dei romani. Quindi se tu partecipi e non c'è il permesso di soggiorno negli anni 30 perché eri abruzzese o non c'è il permesso di soggiorno nel 2021 perché sei tunisino irregolare, partecipando in un certo senso dichiari la tua romanità. Ok, però mi ho fatto uno spoilerone clamoroso, cioè, ci ho messo 10 anni per lavorare sta cosa, ve l'ho sintetizzata. Quello. E quindi cercheremo di capire poi come questo modello di appartenenza locale venga esattamente replicato dalle icone, dalle moltissime icone che ci sono del santuario del Divino Amore. Non è un caso che proprio quell'icona, quella è una specie di passaporto, è la carta d'identità del romano. Ok? Giovanni Paolo II prende questo e lo lancia in un razzo spaziale, facendo che cosa? Chi lo sa? Chi dice indovinare? Siete mai stati del Divino Amore?
Chi c'è stato? Chi è stato di lavoro? Io, ma non mi ricordo niente. Non si ricorda niente. Lei è stato. Dove è stato? Sa che ci sono due santuari? Sì, mi ricordo uno più moderno. Esatto. Cioè il vecchio santuario. Il nuovo santuario, inaugurato da Giovanni Paolo II, ha una funzione, un ruolo, una forma completamente diversa da quello che aveva il vecchio santuario. Ragioniamo su questo. Cioè, come se la forza radicante a livello locale del vecchio santuario, Giovanni Paolo II l'abbia presa, l'abbia lanciata nello spazio del sistema mediatico mondiale, facendolo diventare una proiezione globale del cattolicesimo romano. Adesso ho detto, spero che non abbiate capito tutto, perché sennò ci vediamo l'esame, è finita, non c'ho più niente da dirvi. Ecco. Se non avete capito tutto, perfetto, avete ancora molte cose interessanti, spero da scoprire in questo corso. Quindi l'idea è, poi andiamo a vedere poi dei singoli altarini, le singole edicole, okay, come è vissuto questo culto. Io l'ipotesi è, verifichiamo se effettivamente anche a livello locale c'è una specie di culto che serve a garantire l'appartenenza alla cittadinanza in un sistema in cui lo Stato non riesce a dialogare, a dare un senso di appartenenza ai propri cittadini. I propri, intendo dire, immigrati clandestini calabresi, oppure immigrati degli anni 30, immigrati clandestini bengalesi negli anni 2000, non riesce a fare i conti con la diversità, garantendo un sistema di diritti. È come se la Chiesa, in questo caso un'istituzione ben precisa, continuasse una cosa che faceva già da secoli, cioè quella di, a Roma lo fa perlomeno da 7 secoli, da 8 secoli, se escludiamo anche la Chiesa medievale, dopo il 1378, quando il papato torna a Roma, lì c'è ancora divisione dei compiti precisa, insomma. E la Chiesa si assume anche questo ruolo istituzionale di lavorare sulla cittadinanza, non soltanto sulle anime. È come se abbia continuato questo lavoro e con questo tipo di processioni locali e con questa meta processione che diventa il pellegrinaggio al santuario dell'amore. Vai. Però, scusi, era un filo con il tema di prima. Cioè, non c'è questa azione da parte della Chiesa, un interesse che va oltre la comunitarietà, oltre la simbologia culturale. E quindi cioè, non c'è. Che cosa? Una politicizzazione. Ma chi lo sta negando? Però nel momento in cui parliamo di questa cosa dobbiamo anche sottolineare questa sfumatura, secondo me. Cioè, non è una sfumatura. No, sfumatura è esatto. Non è una sfumatura, è un elemento essenziale. Sì. Però parliamo della politicizzazione della religione. Sì. Ok, allora, però, quello è un allora, se c'è il vecchio cardinale, capito, che dice. Voi li frego io a questi dello Stato perché ci hanno tolto il Vaticano, ci hanno tolto lo Stato papale e li frego io e mi accaparro, diciamo, non soltanto le anime ma anche la fedeltà politica. Questo è. Ma se tu lo fai il ragionamento dal punto di vista della signora abruzzese o del contadino calabrese immigrato, cioè tu devi tener conto che loro entrano dentro un processo di cittadinanza politica. Ma qual è il canale che utilizzano? Qual è il canale? È l'icona della Madonna del Divino Amore, una che ha fatto un miracolo potentissimo e ne ha fatti a bizzeffe da allora in poi. Non è il Mamma Santissima del partito della Democrazia Cristiana che vanno ad omaggiare. Vanno ad omaggiare una figura che è religiosa, c'è poco da fare, insomma. La politicizzazione non potrebbe avvenire se non ci fosse una disposizione umana a riconoscere la trascendenza, chiamala come ti pare. È un po' questo il discorso che faremo. Però quello che mi interessa è questa fase che va analizzata, non chiude il senso della religione. Non basta. Appunto, se no non riesce a vediamo questo. Quindi allora metterò online quanto prima il programma, tutto pomeriggio, come al solito le metto online anche le lezioni,
E procuratevi il libro, intanto, okay, perché tutto il resto lo trovate in PDF. Forse sui quando parleremo di rituali prenderò anche il quarto capitolo di questo, perché i rituali, abbiamo già detto un po' che cosa sono i rituali nella prima parte, no? Sono questa articolazione di modelli di azione strutturata socialmente per compensare la nostra povertà in questa strutturazione. In questo il libro si chiama Riti di iniziazione, Stefano Allovio insegna a Torino, a Milano, scusate, però lui è piemontese, non è allievo delle morti, e a Milano, tesoro statale, questa. Ecco. Il quarto capitolo, cioè, cercherò di ricavarlo io, non vi preoccupate, però comunque è un libro molto importante. Poi, se volete un altro libro bello da leggere, chi legge l'inglese si potrà leggere questo. Evans Pritchard è uno dei grandi antropologi della antropologia sociale britannica, Teorie della religione primitiva, un libro mai tradotto in italiano, misteriosamente, sarebbe un altro di quelle cose da segnarci, da tradurre. È interessante perché è l'ultimo momento in cui, se volete, si fa i conti con questo interesse antropologico, no? Per la religione come una specie di fondamento, al di là dell'istituzionalizzazione, no? Le religioni primitive per gli antropologi sono interessanti proprio perché poi cioè, i vescovi, i preti, gli imam, tutti quanti i rabbi, tutti quanti verranno tutti quanti dopo, l'uso politico, ma in una società egualitaria come potrebbe essere una società di cacciatori e raccoglitori, che ci sta a fare la religione? Se l'unico senso sarebbe quello di confortare, confermare, legittimare qualche forma di sfruttamento, di gerarchia, la società egualitaria non ci dovrebbe essere la religione. È vero che qualcuno dice che non c'è, però c'ha le fette di cucciuto sugli occhi, nel senso che forme di interrelazione con qualche forma di meta-umanità, di sovraumanità, ci sono in tutta la società, anche delle più egualitarie. E se vi ricordate quello che ci ha insegnato Salins, più che Greber, Salins dice anche nelle società egualitarie ci sono dei re, ma che re sono? Sovrannaturali, e sono anzi i re umani che provano eventualmente a imitarli. Anche le società più egualitarie riconoscono che il mondo, il cosmos, per essere tale è un sistema gerarchico, non è un sistema egualitario il cosmos. E quindi, se volete, si può anche leggere questo tipo di riflessione, no? Sulla religione primitiva come un tentativo di razionalizzare, di esplicitare anche linguisticamente, o comunque in alcune pratiche, proprio questa visione, questa consapevolezza della natura gerarchica della realtà, non della realtà sociale, della realtà in quanto tale. Ok? Allora, vediamo questo TED Talk, ok? Soltanto che questa dura
18 minuti, in realtà c'è la versione ridotta. Tolgo di mezzo perché se no non vedete i sottotitoli. Non sento niente. Eh? Ah sì, tra l'altro, sì. E ieri per riassumermelo lo portavo. Allora, chiede sulla prima cosa che ha detto, siete religiosi? Dice sì, 3-4%. Non mi aspettavo di trovare tanti credenti a una conferenza aperta. 3-4%. I had no idea there were so many believers at a TED conference. Okay, here's another question. Do you think of yourself as spiritual in any way, shape or form? Raise your hand. Okay, that's the majority. My talk today is about the main reason, or one of the main reasons, why most people consider themselves to be spiritual in some way, shape, or form. My talk today is about self-transcendence. It's just a basic fact about being human that sometimes the self seems to just melt away. And when that happens, the feeling is ecstatic. And we reach for metaphors of up and down to explain these feelings. We talk about being uplifted or elevated. Now, it's really hard to think about anything abstract like this without a good concrete metaphor. So here's the metaphor I'm offering today. Think about the mind as being like a house with many rooms, most of which we're very familiar with. But sometimes it's as though a doorway appears from out of nowhere, and it opens onto a staircase. We climb the staircase and experience a state of altered consciousness. In 1902, the great American psychologist William James wrote about the many varieties of religious experience. He collected all kinds of case studies. He quoted the words of all kinds of people who had a variety of these experiences. One of the most exciting to me is this young man, Stephen Bradley, had an encounter, he thought, with Jesus in 1820. And here's what Bradley said about it. Our. An individual faith loses its central importance. I believe
self-sacrifice at these moments so relatively easily. I may fall, but I do not die. That which is real in me goes forward and lives on the comrades for whom I gave up my life. So what all of these cases have in common is that the self seems to thin out or melt away, and it feels good, it feels really good, in a way totally unlike anything we feel in our normal lives. It feels somehow uplifting. This idea that we move up was central in the writing of the great French sociologist Emile Durkheim. Durkheim even called us homo duplex, or two-level man. The lower level he called the level of the profane. Now, profane is the opposite of sacred. It just means ordinary or common. And in our ordinary lives, we exist as individuals. We want to satisfy our individual desires. We pursue our individual goals. But sometimes something happens that triggers a phase change. Individuals unite into a team, a movement, or a nation, which is far more than the sum of its parts. Durkheim called this level the level of the sacred, because he believed that the function of religion was to unite people into a group, into a moral community. Durkheim believed that anything that unites us takes on an air of sacredness. And once people circle around some sacred object or value, they'll then work as a team and fight to defend it. Durkheim wrote about a set of intense collective emotions that accomplished this miracle of e-pluralism, of making a group out of individuals. Think of the collective joy in Britain on the day World War II ended. Think of the collective anger in Tahrir Square, which brought down a dictator. And think of the collective grief in the United States that we all felt, that brought us all together after 9/11. So let me summarize where we are. I'm saying that the capacity for self-transcendence is just a basic part of being human. I'm offering the metaphor of a staircase in the mind. I'm saying we are homo duplex, and the staircase takes us up from the profane level to the level of the sacred. When we climb that staircase, self-interest fades away, we become just much less self-interested, and we feel as though we are better, nobler, and somehow uplifted. So here's the million-dollar question for social scientists like me. Is the staircase a feature of our evolutionary design? Is it a product of natural selection, like our hands? Or is it a bug, a mistake in the system? Just this religious stuff is just something that happens when the wires cross in the brain, and that's, you know, Jill has a stroke and she has this religious experience. It's just a mistake. Well, many scientists who study religion take this view. The New Atheists, for example, argue that religion is a set of memes, sort of parasitic memes, that get inside our minds and make us do all kinds of crazy religious stuff, self-destructive stuff, like suicide bombing. And after all, how could it ever be good for us to lose ourselves? How could it ever be adaptive for any organism to overcome self-interest? Well, let me show you. In The Descent of Man, Charles Darwin wrote a great deal about the evolution of morality. Where did it come from? Why did we have it? Darwin noted that many of our virtues are of very little use to ourselves, but they're of great use to our groups. He wrote about the scenario in which two tribes of early humans would have come in contact and competition. He said, if the one tribe included a great number of courageous, sympathetic, and faithful members who were always ready to aid and defend each other, this tribe would succeed better and conquer the other. He went on to say that selfish and contentious people will not cohere, and without coherence, nothing can be effected. In other words, Charles Darwin believed in group selection. Now, this idea has been very controversial for the last 40 years, but it's about to make a major comeback this year, especially after E.O. Wilson's book comes out in April, making a very strong case that we and several other species are products of group selection. But really, the way to think about this is as multi-level selection. So look at it this way. You've got competition going on within groups and across groups. So here's a group of guys on a college crew team. Within this team, there's competition. There are guys competing with each other. The slowest rowers, the weakest rowers, are going to get cut from the team. And only a few of these guys are going to go on in the sport. Maybe one of them will make it to the Olympics.
So within the team, their interests are actually pitted against each other. And sometimes it would be advantageous for one of these guys to try to sabotage the other guys, maybe he'll badmouth his chief rival to the coach. But while that competition is going on within the boat, this competition is going on across boats. And once you put these guys in a boat competing with another boat, now they've got no choice but to cooperate because they're all in the same boat. They can only win if they all pull together as a team. I mean, these things sound trite, but they are deep evolutionary truths. The main argument against group selection has always been that, well, sure, it'd be nice to have a group of cooperators, but as soon as you have a group of cooperators, they're just going to get taken over by free riders, some individuals that are going to exploit the hard work of the others. Let me illustrate this for you. Suppose we've got a group of little organisms. They can be bacteria, they can be hamsters, it doesn't matter what. And let's suppose that this little group here, they evolved to be cooperative. Well, that's great. They graze, they defend each other, they work together, they generate wealth. And as you'll see in the simulation, as they interact, they gain points as where they grow. And when they double in size, you'll see them split. That's how they reproduce and the population grows. But suppose then that one of them mutates, there's a mutation in the gene, and one of them mutates to follow a selfish strategy. It takes advantage of the others. And so when a green interacts with a blue, you'll see the green gets larger and the blue gets smaller. So here's how things play out. We start with just one green, and as it interacts, it gains wealth or points or food. And in short order, the cooperators are done for. The free riders have taken over. If a group cannot solve the free rider problem, then it cannot reap the benefits of cooperation, and group selection cannot get started. But there are solutions to the free rider problem. It's not that hard a problem. In fact, nature has solved it many, many times, and nature's favorite solution is to put everyone in the same boat. For example, why is it that the mitochondria in every cell has its own DNA, totally separate from the DNA in the nucleus? It's because they used to be separate free-living bacteria, and they came together and became a superorganism. Somehow or other, maybe one swallowed another, we'll never know exactly why, but once they got a membrane around them, they were all in the same membrane, now all the wealth created, the division of labor, all the greatness created by cooperation stays locked inside the membrane, and we've got a superorganism. And now let's rerun the simulation, putting one of these superorganisms into a population of free riders, defectors, and cheaters, and look what happens. A superorganism can basically take what it wants. It's so big and powerful and efficient that it can take resources from the greens, from the defectors, the cheaters. And pretty soon, the whole population is actually composed of these new superorganisms. What I've shown you here is sometimes called the major transition in evolutionary history. Darwin's laws don't change, but now there's a new kind of player on the field, and things begin to look very different. Now, this transition was not a one-time freak of nature just happened with some bacteria. It happened again about 120 or 140 million years ago, when some solitary wasps began creating little simple primitive nests or hives. Once several wasps were all together in the same hive, they had no choice but to cooperate, because pretty soon they were locked into competition with other hives. And the most cohesive hives won, just as Darwin said. These early wasps gave rise to the bees and the ants that covered the world and changed the biosphere. And it happened again, even more spectacularly, in the last half million years, when our own ancestors became cultural creatures. They came together around a hearth or a campfire. They divided labor. They began painting their bodies. They spoke their own dialects. And eventually, they worshipped their own gods. Once they were all in the same tribe, they could keep the benefits of cooperation locked inside, and they unlocked the most powerful force ever known on this planet, which is human cooperation, a force for construction and destruction. Of course, human groups are nowhere near as cohesive as beehives. Human groups may look like hives for brief moments, but they tend to then break apart. We're not locked into cooperation the way bees and ants are. In fact, often, as we've seen happen a lot in the Arab Spring revolts, often those divisions are along religious lines. Nonetheless, when people do come
come together and put themselves all into the same movement, they can move mountains. Look at the people in these photos I've been showing you. Do you think they're there pursuing their self-interest? Or are they pursuing communal interest, which requires them to lose themselves and become simply a part of a whole? Okay, so that was my talk, delivered in the standard TED way. And now I'm going to get the whole talk over again in 3 minutes in a more full spectrum sort of way. We humans have many varieties of religious experience, as William James has written. One of the most common is climbing the secret staircase and losing ourselves. The staircase takes us from the experience of life as profane or ordinary, upward. The experience of life is sacred or deeply interconnected. We are homo duplex, as Durkheim says. And we are homo duplex because we evolved by multi-level selection, as Darwin explained. I can't be certain the staircase is an adaptation rather than a bug. But if it is an adaptation, then the implications are profound. If it is an adaptation, then we evolved to be religious. I don't mean that we evolved to join gigantic organized religions. Those things came along too recently. I mean that we evolved to see sacredness all around us and to join with others to team to encircle our sacred objects, people, and ideas. This is why politics is so tribal. Politics is partly profane, it's partly about self-interest, but politics is also about sacredness. It's about joining with others to pursue moral ideals. It's about the eternal struggle between good and evil, and we all believe we're on the good team. And most importantly, if the staircase is real, it explains the persistent undercurrent of dissatisfaction in our world. Because human beings are, to some extent, hivish creatures like bees. We're bees who busted out of the hive during the Enlightenment. We broke down the old institutions and brought liberty to the oppressed. We unleashed earth-changing creativity and generate vast wealth of knowledge. Nowadays, we fly around like individual beings exulting in our freedom. But sometimes we wonder, is this all there is? What should I do about it? What's missing? What's missing is that we are homo duplex, but modern secular society was built to satisfy our lower, profane selves. It's really comfortable down here on the lower level. Come, have a seat in my home entertainment center. One great challenge of modern life is to find the staircase amid all the clutter, and then to do something good and noble once you've climbed to the top. I see this desire in my students at the University of Virginia. They all want to find a cause or call that they can throw themselves into. They're all searching for their staircase, and that gives me hope, because people are not purely selfish. Most people long to overcome pettiness and become part of something larger. And this explains the extraordinary resonance of this simple metaphor, conjured up nearly 400 years ago. No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Thank you. Quindi avete, insomma, avete, questo mi serviva come quadro, diciamo, in generale, come succedono tante cose, e soprattutto insomma, questo filone qua, non so come lo riprenderò, ma le origini profonde della società umana di Wilson, in cui si cerca di fare i conti con questo problema della selezione, che normalmente era considerata a livello individuale, mentre oggi si ragiona, e lo stesso Wilson ragiona sulla selezione come di gruppo. Religione, non dimenticatevi che vuol dire quello, una delle etimologie possibili di religione è tengo unito assieme, costituisco questo fondamento dell'idea di gruppo, ecco, potrebbe essere una delle chiavi di lettura di questo corso. Ci vediamo mercoledì. Arrivederci. Sì.